mio fratello che guardi il mondo. Buongiorno, ben alzati, ben arrivati. Beh, innanzitutto Domenico Quirico. Rapidissimo riassunto della puntata precedente. Il nostro incontro prosegue un percorso iniziato ieri che è parte del cammino 2019 della Fraternità sul tema Torniamo umani, un invito, un bisogno che in fondo è connaturato alla storia e al cammino della nostra fraternità. Torniamo umani è anche il titolo della nostra rivista, quella che potete trovare e avere. C'è un punto qui fuori dove ci sono i nostri Massimo e Simonetta, dove potete iscrivervi per poter avere a casa il nostro periodico trimestrale. Torniamo umani è anche il titolo del libro che esce proprio in questo fine settimana, curato da Don Luigi e da Maria Teresa Bignente, con cui proviamo a dire qualcosa su questo tema, perché la nostra riflessione continui anche oltre gli incontri e le testimonianze che abbiamo distribuito nei tre convegni di quest'anno. In questo percorso per noi era davvero importante avere una figura capace, per la sua esperienza, per la sua storia, di raccontare l'altro nelle sue ferite, nella sua sofferenza, nel cammino difficile di tanta parte dell'umanità. Domenico Quirico rappresenta l'espressione del giornalismo che vorremmo, il giornalismo che parte, vede e racconta, molto semplicemente, senza nessuna protezione. Io da qualche parte, Domenico, ho letto che tu sei anche naufragato, no? nel Mar Mediterraneo per seguire i migranti nel loro cammino, e ha detto: io ero come loro. La differenza da loro è che poi avevo un approdo dove arrivare, ma non avevo nessun salvagente speciale perché ero un giornalista, non mi potevo permettere di barare. Ecco, il vero giornalismo è questo, stare con le persone per poi raccontarne le storie e farle conoscere, perché molte delle storie che racconta Domenico non sono storie che vediamo nei titoli dei TG. E allora benvenuto e grazie di aver accolto il nostro invito. Domenico Quirico lavora per La Stampa, ha un carico di responsabilità per il suo giornale, ma immagino che non ti sia passata la voglia di fare giornalismo, diciamo, non da desk ma sulle strade del mondo. Continui ancora a girare, vero? Ecco, e c'è un motore di questo tuo muoverti. Banda, no? C'è un motore di questo tuo muoverti di cui parleremo, perché Domenico è stato di persona a vedere cosa succedeva in tante parti dell'Africa insanguinate dalle guerre, è andato di persona a vedere la primavera araba negli stati dove avveniva, è stato anche di persona nelle prigioni, questo non certo per sua volontà, in Libia e in Siria, parleremo anche di questo, e ha percorso la tratta dei migranti. Tutto questo dietro a una spinta, a una molla che tu hai descritto così e che ci interessa molto per iniziare il nostro discorso. Il mio scopo è creare in chi legge la stessa commozione che ho provato attraversando la sofferenza degli uomini. La sofferenza umana è il più grande tesoro dell'umanità. Io lavoro con questa, con la sofferenza umana. Quindi tu giri il mondo, ti muovi per raccontare la sofferenza. Ma buongiorno a tutti. Sì, anche perché non credo ci sia un altro tema in cui ci sia una obbligatorietà di narrazione. Ma non... la sofferenza umana è il materiale su cui costruisco la mia narrazione.
insomma, forse la vicenda che ha cambiato la mia vita. Io ho cominciato a fare l'inviato purtroppo molti anni fa, una guerra in Mozambico tra Renamo e Frelimo, credo che nessuno si ricordi neanche più di questi nomi. E poi ho continuato con la Somalia, il Ruanda. Ecco, la vicenda che ha cambiato la mia vita, non di giornalista, ma la mia vita tout court, è stato sostanzialmente il Ruanda, il genocidio ruandese del 95, genocidio artigianale, uomo che uccide uomo, non la camera a gas, che è qualcosa di industriale, di meccanico, in cui l'assassino non vede la vittima. In Ruanda ogni assassino ha guardato in faccia la sua vittima per 800.000 volte, tanto forse anche di più. Si calcola che poi con il controgenocidio dei Tutsi si è arrivato a 1 milione, forse più, su una popolazione di 5 milioni di abitanti. Allora, l'assassino guarda la vittima e la vittima guarda negli occhi colui che lo uccide. Poi questo col macete, un cacciavite, un bastone, una mazza ferrata lo ammazza. Allora, c'è una famosa frase, diciamo, dell'umanesimo classico: nulla di ciò che è umano mi è estraneo. E io, l'undicesimo comandamento, diceva Glusman, nulla di ciò che è disumano mi è estraneo. La narrazione del male è contemporaneamente il passaggio della narrazione del dolore. Il male con la M maiuscola. E il dolore non quello singolo, che pure è tremendo. Quello mi interessa relativamente, lo rispetto, ma il dolore della malattia, ma il dolore del singolo divide dagli altri. Perché io sono malato e tu no? Perché io non posso camminare e tu corri? Quello che mi interessa è il dolore collettivo. Il dolore collettivo. Perché è l'unica forma di comunismo che io ho incontrato nei miei viaggi. L'eguaglianza del dolore. Io sono uguale a te perché soffro insieme a te. Non c'è niente, non c'è nessuna ideologia, mi viene da dire persino nessuna religione, che unisce come il dolore. Al di là dell'etnia, della posizione politica, della differenza di colore, di fede, soffriamo assieme. La narrazione di questo dolore collettivo è l'unico, ripeto, l'unico argomento del giornalismo. Tutto il resto è spazzatura, non mi interessa, è un'altra cosa. Non scriverò mai delle beghe politiche tra Tizio e Caio, delle elezioni in Germania, non mi interessano. L'unica cosa che mi interessa, che sono obbligato a narrare, quindi a cercare, è la descrizione di quel dolore. Detto questo, devo fare una precisazione. La narrazione del dolore è il fallimento della mia esperienza professionale e anche umana. Narrare il dolore, come ho fatto io, come hanno fatto molto meglio di me altri giornalisti, non ha portato a niente. Io per anni ho pensato che lo strumento narrativo fosse la commozione. Io dovevo creare commozione. Io vado in un luogo, vedo la sofferenza umana, la racconto e la mia commozione diventa la commozione di chi legge. Questo è il passaggio, no? Dall'esperienza alla coscienza, diceva Hegel. Il passaggio dall'esperienza alla coscienza avviene attraverso la commozione. Commuovere, no? Ho completamente sbagliato. Non è così. La commozione non oggi gli uomini di questa parte del mondo non vogliono commuoversi, non gliene frega assolutamente niente. Ho raccontato i migranti,
E che cosa abbiamo raccontato i migranti? Camminando con loro, navigando con loro, affondando con loro, andando nei prigioni con loro, non semplicemente così, aspettandoli a Lampedusa per intervistarli. E che cosa abbiamo determinato con la narrazione di questa commozione? Il fatto che i razzisti di questa parte del mondo erano il 3% nel 2011 e oggi stanno al 50%. Forse anche di più, se mettiamo assieme tutte le varie sigle e miscoliamo le ipocrisie, o disvegliamo le ipocrisie. Fallimento totale, totale. Boh, la Siria, nata apocalisse del XXI secolo, 500.000 morti in 8 anni, 500.000 morti in 8 anni. E siamo andati in Siria, molti di noi sono morti, c'è gente che è morta per scrivere 70 righe e raccontare cosa vivevano i siriani ogni giorno della loro vita dal 2011 a oggi. Morti, ammazzati. Risultato? Zero. Qualcuno è intervenuto in Siria, ma non parlo delle cancellerie, di cui mi interessa relativamente. E la cosiddetta società civile, parola che bisognerebbe un po' cominciare a sfoltire come gli alberi quando sono, diciamo, troppo pieni di rami, La società civile. Che cosa ha fatto la società civile dell'Occidente, pur avendo guardato tutte le sere al telegiornale quello che accadeva ad Aleppo, ad Homs, ad Hama, eccetera, eccetera? Assolutamente niente. Non c'è stato un corteo, non abbiamo riempito un marciapiede di gente che dicesse basta, fate in modo che il massacro finisca. Neanche uno, neanche uno. E allora la colpa non è sempre di qualcun altro, questo è un paese in cui la colpa è sempre di qualcun altro. Ah sì, noi abbiamo scritto cose meravigliose, ma la gente è stupida, non legge più. Non è vero, è prima di tutto colpa nostra. Il nostro modo di narrare non ha funzionato. La commozione non è nata, oppure non era quello lo strumento. Sono arrivato alla constatazione che il lavoro che è stato fatto sulla, come dire, la narrazione giornalistica di quelle, delle due tragedie, le uniche due cose veramente importanti di quello che è accaduto in questo il tempo in cui viviamo, cioè la migrazione con la M maiuscola e la guerra del fanatismo religioso in varie parti del mondo, non siamo riusciti a mobilitare nessuno. Noi siamo gli ingegneri delle anime, come dicevano i marxisti, per carità di Dio. Il nostro compito non è creare una... è semplicemente fornire a chi legge gli strumenti per farsi una coscienza collettiva e poi decidere. Perché non basta dire, ah guarda, ammazzano degli esseri umani, ah che brutta cosa. No, bisogna che la constatazione diventi atto. E i giornali servivano a quello. Allora, per anni... ripeto, abbiamo aperto il telegiornale, abbiamo guardato le bombe che demolivano i palazzi di 8 piani ad Aleppo e i bambini che venivano tirati fuori dalle macerie coperti di sangue, abbiamo visto 1, 2, 100, 1000 Aylan che sulla bagnasciuga, come diceva un certo tizio dell'isola di Kos piuttosto che a Lampedusa, risultato zero. Nessuno può dire non sapevo. Il nostro compito, il compito dei giornali, è fare sì che la gente non possa dire non sapevo. Ah, non sapevo che 6 milioni di ebrei, questa è stata la grande giustificazione, no? Che 6 milioni di ebrei li hanno gassati ad Auschwitz, a Treblinka, a Mauthausen, eccetera, eccetera. Non sapevo. No, sapevate. Sapevate. La migrazione ve l'abbiamo raccontata. Chi erano i migranti? Lo sapete chi sono i migranti, sapete benissimo che non sono quelli scappati dalle galere, che non sono gente che viene qua per toccare il sedere alle ragazze, che viene qua per saccheggiare, per non fare nulla, lo sapete, ve l'abbiamo raccontato. E invece hanno scelto la narrazione di Salvini, della signora Le Pen, di Orban, che sono tutte orde di barbari alla ricerca del bottino. E le vostre scelte, cioè la trasformazione della coscienza in atto, è avvenuto esattamente nel senso opposto. Allora, basta commozione. Abolisco la commozione dal mio modo di narrare.
non la uso più, uso qualcos'altro. Cioè? Io vengo dal mondo del diritto. Io non ho cominciato a 12 anni dicendo voglio fare giornalista perché è bello, giro il mondo. Boh, se mai fosse qualche tentazione mi veniva perché ero molto appassionato di geografia. Allora dicevo, ma sarebbe bello. Una volta, forse molti di voi se la ricordano, alle scuole medie si faceva la prova di geografia. Adesso hanno abolito anche la materia, mi raccontano. Va bene, ok, si vede anche da molte cose. C'erano le cosiddette cartine mute, no? La prova di geografia erano le cartine mute. Ti andavi dal cartolaio, compravi delle mappe dell'Ungheria piuttosto che del Congo belga e dovevi riempirle, cioè mettere i nomi dei fiumi, delle montagne, delle città, delle pianure, delle cose. È una cosa che io trovo straordinaria, mi divertivo un pazzo. E diciamo, guarda, adesso voglio fare un mestiere in cui invece di scrivere i nomi, che poi è il modo per impadronirsi delle cose, no? Per la vecchia cosa, filosofia greca. La parola, le cose esistono in quanto noi le definiamo. Adesso non facciamo dei discorsi troppo complicati. Allora, se io definivo le cose, me ne in qualche misura me ne impadronivo, diventavo, ma ci voglio andare. Però poi ho fatto tutt'altra cosa, io ho studiato legge, ho fatto avvocato per un po' di tempo, poi mi sono stufato e ho cambiato mestiere. Devo tornare lì. Mi sono accorto che l'unica cosa su cui occorre veramente battersi è il diritto, non la commozione. La gente non gliene importa un accidente di commuovere. Faccio dei discorsi generalisti, poi ci sono anche quelli che si commuovono, per carità di Dio. Il diritto. Bisogna battersi per il diritto. Il mondo di oggi è diviso non tra sovranisti e gli altri, o tra bianchi e neri, è diviso tra il mondo del diritto e il mondo del non diritto. Il primo è minuscolo, cioè i luoghi in cui il diritto è esistente, e i mondi in cui non esiste. Esempio semplice, forse ne parlavo prima con delle persone con cui... La vicenda Reggeni. La vicenda Reggeni è l'esemplificazione antropologica, è tragica, eschilea direi, dell'esistenza di due mondi. Reggeni è uno che era nato, cresciuto nel mondo del diritto, dove uno per essere arrestato ci va un mandato del giudice, deve venire la polizia con una divisa, con un pezzo di carta, vieni portato in una prigione, dopo un po' devono chiamarti l'avvocato, devono farti un processo, devono dire... Cioè tutto quello che è il diritto con la D maiuscola, e credeva che il mondo fosse tutto così, nella sua ingenuità. Ah, Oxford, non so dove studiava, l'Italia, eccetera, eccetera. Prende un aereo, fa 2 ore di volo e arriva in un altro posto, l'Egitto. E non si accorge, lo sciagurato, che è finito nel mondo del non diritto. Dove tutto quello che per lui era normale... C'è gente che crede che l'Occidente sia così dal tempo di Adamo e Eva. Non è mica vero, ci sono voluti dei secoli e dei problemi giganteschi perché diventasse così o pensasse di dover essere quello che è. Allora, arriva in Egitto e in Egitto il diritto non c'è, non funziona mica. C'è dei tizi che si chiamano Mukabarat, servizi di sicurezza interna, vestiti come... Bussano alla porta o ti aspettano alla metropolitana, ti acchiappano, ti portano via senza dirti nulla, ti trascinano in un posto che non è una prigione, è un tribunale, non è niente, ti massacrano di botte, ti uccidono e ti buttano in un canale. E non accade nulla, perché quello è il mondo del non diritto. E la vicenda di Reggeni è la esemplificazione, attraverso la storia tragica di una persona, di questa divaricazione. La cosa terribile, ancora più terribile, non è che Reggeni sia stato ucciso. Beh, decine, centinaia, migliaia di egiziani tutti i giorni seguono il terrificante iter di Reggeni. La cosa tremenda, questo voi mi direte, ma sì, ma tutti i totalitarismi, anche la Gestapo bussava alla porta, le MKDV all'epoca di Stalin ti prendeva e ti ritrovavi ad Arcangelo, a Murmansk o nel Gulag.
No, c'è una differenza però, che coloro che hanno assistito al sequestro della persona o i parenti che stavano in casa con lui, non è che dopo un'ora escono e vanno alla polizia e dicono: ma come, cioè, hanno portato via mio fratello, mio figlio, mio padre, mia cugina, e chi erano, dove sono andati, cercateli, fermateli, trovatemelo. Ma non ci vanno, perché sanno benissimo che non ha alcun senso. I mukhabarat fanno quello che vogliono. Dico mukhabarat perché parlo del mondo dell'Egitto e del mondo arabo-musulmano, ma potrei dire altre sigle di altre polizie o di altri. Quelli, ma chi se ne frega? Cioè, non hanno alcun bisogno di giustificare quello che fanno. Si sono sbagliati, ammazzano uno per errore. Ma... E magari, e la cosa ancora più tremenda, è che se dopo, mettiamo 2 anni, 10 anni, per una serie di combinazioni, qualche volta accade, questa persona riemerge dal maelstrom, dal gorgo in cui è finito, non è che apre la porta di casa e quello gli casca la zuppiera trovandoselo davanti, la prima cosa che gli dice è: allora, non parliamo mai di quello che è accaduto. Io sono uscito, 5, versione ufficiale che dovete ripetere come una giaculatoria, io sono uscito 5 minuti fa per andare a comprare il pane. Questo è il mondo del non diritto. Allora, le persone che vengono qua e che qualcuno vorrebbe rispedire indietro o affondare direttamente durante il viaggio in mare, vengono dal mondo del non diritto. Tutte, non solo quelle che arrivano dalla Siria o dall'Afghanistan. Tra l'altro l'Afghanistan non è neanche uno dei paesi per cui è obbligatoria la concessione dello stato di rifugiato, perché con una bella gherminella hanno deciso che siccome c'è un governo, se ne occupi lui. Il governo non controlla neanche il compound della presidenza, ma va bene lo stesso. Allora, tutta questa gente viene dal mondo del non diritto. Tutta l'Africa, il Vicino Oriente, vaste parti della cosiddetta Via della Seta, come la chiamavano una volta, e poi via. Guardate che l'Occidente è un'isoletta, un po' di Europa in via di, come dire, ridefinizione, mettiamola così. Stati Uniti, anche quelle, ci sarebbe da discutere. Ma insomma, il Giappone, poco altro, poco altro. Nel mondo del non diritto non c'è soltanto il mukhabarat. Cioè, tu c'hai 2 pentole, passa il gendarme, quello della tribù del presidente, e dice: ma guarda che belle queste 2 pentole, le prendo io, e se ne va. Tu hai raccolto il miglio piuttosto che il mais, passano dei tizi su un pick up con dei mitra in mano e te lo portano via. Tutti i soldi finiscono nelle tasche del presidente. Cioè, la corruzione non è l'eccezione, è la regola. E la gente deve accettarla. La differenza che dico io, nel mondo che io frequento, che è poi diventato il mio mondo, io mi trovo sempre un po' a disagio da questa parte. Quando torno qua mi trovo sempre a disagio, perché vedo utilizzate delle parole in modo improprio. Per esempio la parola tragedia. Tragedia. Apro la televisione e tutto è una tragedia. La Juve non ha vinto la Coppa di Roma. Che tragedia. Di Maio. La tragedia dei 5 milioni di poveri. Per carità, ci sono i poveri, altro che, ci mancherebbe altro. Però poi me la rapporto al concetto di tragedia nei luoghi dove vado io, che sono i 2/3 della terra, dove la differenza tra essere uomini e non esserli, e qui torno a diritto e non diritto, è costituito dal possedere un arnese leggero, efficiente, maneggevole, assai difficile da rovinare, che si chiama AK-47, fucile d'assalto più noto con il nome di Kalashnikov, l'arma più diffusa nel mondo. Un bambino di 7 anni è in grado di ammazzare, c'ha dei caricatori
di diversa dimensione a seconda della produzione cinese. 100 persone, a raffica, un bambino. Allora tu hai il Kalashnikov e sei un essere umano. Puoi fare quello che vuoi. Non ce l'hai, quelli che non ce l'hanno, ahimè, sono la maggioranza, non sei niente. Non sei niente. E nei luoghi dove frequento io, uno esce di casa e cammina verso il mercato. Gli viene incontro un altro tizio che dispone, come noi usciamo con l'ombrello o con gli occhiali, di questa roba, del fucile d'assalto. Questo lo guarda, non si sono mai visti. Non hanno pendenze né sentimentali né economiche, né non l'ha mai visto. Quello lo guarda e vede che c'ha sotto la giallabia il pantalone che gli copre la caviglia. Quello prende il Kalashnikov e gli spara. Kalashnikov c'ha un affaretto, un tasto, no? Sicura, posti avanti di una tacca, colpo singolo, due tacche, raffica, cioè spara tutto il caricatore, basta tenere il collo. Gli spara un colpo solo, nella testa, e lo lascia lì, nella sabbia, e prosegue, tranquillo, il suo cammino. Non era in regola, aveva la barba, leggermente, un po' troppo corta, un po' troppo lunga, oppure era un po' scuretto, era della Kabila X, era un Marean e non era un Afghan. E lo lascia lì. Nessuno guarda, nessuno si ferma. Il sangue si allarga sulla sabbia. Poi arrivano i cani, poi c'è qualcuno che alla fine decide di buttarlo da parte perché lo chiama, se magari lo conosceva la famiglia, perché venga a riprenderselo. Il mondo degli uomini e dei non uomini. Mentre noi straloghiamo sulla mondializzazione, tutti possiamo vedere lo stesso film, sia che stiamo a Ulan Bator piuttosto che in fondo al Corno d'Africa, che possiamo comprare la stessa macchina con le stesse dotazioni, abbiamo internet, abbiamo cose. Due terzi del mondo vivono in luoghi dove il tizio col Kalashnikov ti può considerare come una formica e lasciarti sulla strada senza che nessuno venga a disturbarlo, dove, come dico io, due gesti che noi facciamo mille volte al giorno senza neanche pensarci, tipo girare il rubinetto. Quante volte fate il girare? Adesso c'è la levetta, io sono rimasto all'epoca preistorica dei rubinetti inglesi, e che poi si snodavano subito. Oppure schiacciare l'interruttore. Non l'hanno mai fatto una volta in vita loro. Mai. Mai. E non lo faranno mai. Cioè moriranno senza averlo mai fatto. Perché l'acqua corrente, ma dove sta? Ma cos'è? Cioè l'acqua è a 10 chilometri. E al mattino le donne, le bambine, perché gli uomini non si occupano di questa roba, prendono la loro tanica, una volta era di coccio e adesso è di la modernizzazione, eccola lì, la globalizzazione, è di plastica, e avanzano fino al fiumiciattolo, al pozzo dove hanno bevuto il cammello, la mucca, caricano e si fanno gli altri 10 chilometri e la portano alla capannuccia di Cioè, guardate che non è oleografia post-coloniale, è il mondo. Voi prendete un aereo, 2 ore di volo, vi porto io. Il mondo dove non c'è il rubinetto e dove non c'è la luce. Poi apro la televisione e trovo qualche cretino che comincia a dire ma adesso siamo tutti collegati. Dove? A che? Dove l'attacco il computer per sapere cosa dice la CNN? A che cosa?
ci sono uomini per cui la corrente elettrica, se esistesse, sarebbe un miracolo, ma proprio in senso biblico, visto che stiamo in un posto di riflessione e cosa, no? Cioè una forza superiore, divina, che entra nella natura e la modifica. Per loro il giorno e la notte sono il sole che sale e il sole che s'accuccia. Questo è il mondo reale. Allora, torno al diritto e chiudo. Cos'è che ci distingue? Cos'è che distingue il mondo del diritto? L'Occidente, via, usiamo ancora sta parola che poi anche qui bisognerebbe un po' riflettere. Cioè che io ho che fare io con Trump. Cos'è che mi lega a Trump? Beh, abbiamo guardato tutte e due Topolino quando eravamo piccoli. Cioè altro non vedo, ma non facciamo discorsi troppo complicati. Continuiamo a chiamarlo Occidente. Facciamo finta che esiste. Ipotesi di lavoro, direbbero i sociologi. La sociologia non è una scienza, ma comunque, facciamo un'ipotesi di lavoro. L'Occidente, cos'è che ci distingue dal mondo del, non dire, cioè da tutto il resto, quello che ci sta intorno? Che cosa? Il fatto che abbiamo la macchina, la luce, bah, insomma, che abbiamo l'aeroplano, che no. Cioè l'apporto fondamentale, unico, straordinario, dell'Occidente alla storia del mondo è l'invenzione del diritto. E voi mi direte, no, qui te pesco in errore, perché già ai tempi di Hammurabi il diritto c'era. Non parliamo di Roma antica, no? Ha inventato il diritto. Cioè, anche nel Medioevo dei Conti Guidi e della battaglia di Campaldino, il Medioevo è un secolo di diritti, attenzione all'uso singolare e plurale, che è fondamentale. Cioè, ognuno nel Medioevo aveva dei diritti. Il conte qui di Poppi, è certo che c'aveva i diritti. C'aveva il diritto di prendergli la decima sui raccolti dei contadini, il diritto di andare in giro a cavallo, di mettersi l'armatura, di fare i mercanti di Siena piuttosto che di Firenze, altro che di diritti ne avevano, di votare nell'Arengo, di diventare priori, di fare gli affari loro, di iscriversi alle corporazioni. E il contadino di Romena ne aveva un po' di meno. Allora, la storia dei diritti è antica come la storia umana. La storia del diritto no. La storia del diritto con la D maiuscola inizia nel Settecento, in due posti dell'Occidente, che sono la Francia della Grande Rivoluzione e l'America della lotta contro l'Inghilterra, la lotta anticoloniale contro l'Inghilterra. In quel momento storico lì, un gruppo molto ristretto di uomini ha fatto una scoperta molto superiore al vapore, alla ruota e a tutte queste robe qua, che il concetto di diritto doveva essere aggregato al concetto di uomo astratto. Ogni uomo, indipendentemente da qualsiasi aggettivo. E quindi i diritti non appartenevano più a coloro che avevano delle definizioni: sono mercante, sono bianco, sono civis romanus, sono europeo, sono ricco, sono forte, sono intelligente, sono laureato, eccetera. Ma ogni uomo, in quanto uomo, aveva tutti i diritti, nasceva con i diritti e se li portava dietro. Il concetto di dignitas, che una volta era concetto di ufficio, cioè di avere delle cariche, o la dignità di console, si è trasformato o la dignità di essere umano, cioè posseggo tutti i diritti. Questo è quello che distingue l'Occidente dal resto del mondo, perché nessun altro percorso storico ha fatto questa invenzione. Allora, ogni uomo astratto, quindi senza determinazioni, ha tutti i diritti. Quali sono questi diritti? Enunciazioni astratte? Le ombre della caverna di Platone? No. Sono atti concreti.
Cito la Costituzione americana, faccio la parte su Dio, ha confermato che, sulla base di questo, affermiamo che ogni uomo ha il diritto alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità. Attenzione, il terzo elemento che viene spesso dai costituzionalisti considerato come una sorta di buffa esasperazione illuminista del concetto di diritto, invece è altrettanto fondamentale, perché la ricerca della felicità copre tutto quello che è, tutti gli altri. Io la felicità la posso cercare in Mali, ma posso andarla a cercare negli Stati Uniti d'America, a Brescia, piuttosto che a Catanzaro. Quindi ho il diritto di andarla a cercare muovendomi. E quando io arrivo nella ricerca della vita, perché molta gente viene da questa parte del mondo per sfuggire alla morte, che ne dica Salvini, la libertà, perché nel suo paese non esiste, e c'è la ricerca della felicità. E con questo spaziamo via il concetto di migrante economico, che sta tanto antipatico a qualcheduno e che è una, come dire, divisione totalmente arbitraria, illegittima, in quanto contraria al diritto. Applicando questo concetto di diritto, che è quello della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, cioè è alla base del diritto positivo. I sistemi giuridici dell'Occidente, ve lo dico come ex operatore del diritto, sono costruiti su questo concetto di diritto applicato, che deve essere applicato ad ogni uomo astratto. Il concetto di diritto è un concetto monolitico. Un sistema giuridico non è fatto a mattoni. Cioè, se togli un mattone viene giù tutto. Quindi, quando io al migrante che arriva a Lampedusa, a Kos, a Ceuta o in altro posto, gli pongo la domanda: da dove vieni? Fammi vedere il documento. Domanda doppiamente cretina, perché in molte parti del mondo da cui viene questa gente il documento è una roba che è altrettanto utopica quanto la corrente elettrica o l'acqua corrente. Io comincio a demolire dalla base il concetto di diritto, perché pongo la necessità, per applicarlo, di avere alcune determinazioni. Cioè, venire da un paese e non da un altro paese. Tu sei siriano? Vabbè, quasi quasi, adesso vediamo, ti parcheggiamo per 2 anni al cosiddetto centro di accoglienza del non so che, poi facciamo i controlli, vediamo se sei siriano davvero, se vieni da Homs, se non vieni da un'altra parte, se sei un siriano della diaspora, dove sei stato, che cosa vuoi fare, dove vuoi andare, poi forse ti mettiamo in un purgatorio in cui hai alcuni diritti e non altri. E se l'altro sciagurato e magari anche ingenuo gli risponde: io vengo dal Burkina Faso, e mi spiace amico mio, qui non ci siamo proprio, tu non hai il diritto. Allora questi signori stanno facendo il processo inverso a quello che hanno fatto i parrucconi illuministi del Settecento, cioè riportare la concessione del diritto ad appartenenza di una qualche categoria. Cioè, il documento più importante, il libro più importante della mia vita è il passaporto. Col passaporto io sono un essere umano, cioè arrivo a Lampedusa, io ho fatto il viaggio con i migranti sul barcone, sono affondato con loro a 2 ore da Lampedusa. Adesso poi non racconto, ho raccontato a qualcuno ieri la storia di quelle della nave della Marina che ci è venuta a salvare quando eravamo già in acqua,
e il marinaio, il tizio che stava sulla cosa, in italiano ha detto: ma voi vi lanciamo una cima, perché la nave stava, la barca, come si chiama, il barcone stava già andando a fondo. Io gli ho risposto in buon italiano, perché i miei compagni di viaggio non conoscevano la lingua di Dante e conoscevano il bambarà piuttosto che l'arabo, e gli ho detto: no, guarda che il motore è bruciato, la pompa dell'acqua non funziona. Questo è stato zitto un momento e poi mi dice: ma tu parli, notate l'elemento lessicale che è fondamentale. Lì ho scoperto il razzismo, non l'ho scoperto con la capanna dello zio Tom, l'ho scoperto lì, il razzismo l'ho scoperto lì. Questa bravissima persona, peraltro, che gente che ha salvato migliaia di vite umane, quelli della guardia costiera, mi inchino, però ma io, tu parli bene l'italiano, mi ha detto questo qua, mentre gli altri stavano, io ho detto: io sono italiano. Non è che mi ha chiesto: ma tu che ci fai lì, perché sei sulla cosa? Potevo essere uno che aveva ammazzato 500 persone ed era fuggito in Tunisia, non lo so. Mi ha detto: ah, allora lei dica a, cioè il passaggio dal tu a lei, lo scivolamento semantico in cui è inserito il concetto di razzismo. È tutto lì. Non è che vi devo andare a far leggere i libri, ma che libri volete leggere? È nel passaggio dal tu a lei, a seconda che io sia, ci abbia un librettino, tra l'altro orribile, in una tinta vinaccia schifosa, se c'è una cosa da dire veramente contro l'Unione Europea, diciamo questa, e poi fermiamoci lì, perché altrimenti ci accalappiamo con questi sciagurati. Facciamo farlo di un blu, cioè azzurro, non so, il passaporto inglese, meraviglioso. Vabbè, forse l'ho conservato per quello, non so, credo la Brexit è nato di lì. Allora, c'ho sta roba qua, io divento un essere umano. Ho tutti i diritti, sbarco a Lampedusa, viene il comandante dei carabinieri, dice: ma lei è matto, perché si è imbarcato con sti disgraziati, che cosa vuol dire? Quella roba lì. E poi, e qui vengo, mi ricollego al suo discorso iniziale, quando lei diceva, lei condivide, io condivido, voglio condividere fino alla fine, perché altrimenti non ho il diritto di narrare la storia di questa gente. Però c'è un... No. Non è così che... Cioè, devo condividere per avere il diritto, e qui ritorno sulla cosa, di poter trasformare la vita di queste persone, la loro tragedia, in parole. Questa è l'etica del giornalismo. Altrimenti sto zitto, non scrivo una riga, scompaio dai giornali, come tanto spesso mi accade. Allora, c'è però un punto che segna il... la chiave del rapporto mio con la gente che vive nel dolore. Cioè, io faccio il viaggio, prendo l'esempio dei migranti, così, tanto perché l'abbiamo fatto, sono sempre che racconto i fatti miei, no, per carità. Faccio il viaggio con i migranti, nelle stesse condizioni, pago la stessa cifra, non c'ho il telefono satellitare per chiamare la Marina Britannica, non ho detto a nessuno quando parto, ricordo, perché loro non lo dicono a nessuno, sto nelle stesse condizioni loro, non c'ho il giubbotto salvagente che mi sono comprato prima di partire, perché loro non ce l'hanno. Affondo esattamente come loro, probabilmente muoio come loro se non mi salvano, perché stava a marzo, il Mediterraneo, che qui consideriamo un mare delle vacanze, è cattivo a marzo, molto cattivo, freddo e tempestoso. E però c'è un punto in cui il mio destino si distingue da loro. Inevitabilmente io posso condividere quello che voglio. Quando sbarco, quando io scendo a Lampedusa, quando io esco dalla Siria jihadista e metto il piede in Turchia, io ho una vita, un'altra vita che inevitabilmente mi aspetta, come la giacca nell'armadio. Io dismetto i panni bagnati del migrante e non vado al campo di accoglienza, ma vado da un'altra parte, perché c'è un'altra vita, Domenico Quirico, inviato di guerra della Stampa di Torino, che mi aspettava appesa lì, come il cappotto, come l'impermeabile per la primavera e per l'autunno. Ed è un confine
che mi separa da loro, perché loro non hanno l'altra vita che l'aspetta. Il migrante è la personalità più straordinaria del XXI secolo, più straordinaria del XXI secolo, perché non ha niente, non ha un passato, non ha un presente, non ha un futuro. Non c'è niente che l'aspetta quando supera 3 anni di viaggio attraverso l'Africa o 25 ore di viaggio nel Mediterraneo. Non c'è niente, c'è un altro viaggio che continua. Il mio finisce, perché sono o un'altra identità. Questo è una cosa che ho scoperto, ma me lo dico, vivendola, ma anche perché me l'ha detta una persona, una delle persone che mi ha, come dire, tenuto con sé un po' involontariamente in Siria nel 2013. Quando mi hanno riaccompagnato alla frontiera turca, perché dovevano consegnarmi ai militari turchi, e mi ha detto una cosa che mi ha molto colpito. Ripeto, con questa persona la sindrome di Stoccolma, sapete, questa cavolata tremenda secondo cui uno poi si innamora del proprio martirizzato, una cretinata, per dire un'altra parola, di proporzioni così colossali. Cioè, chi se l'ha inventata? Qualche psichiatra norvegese che non è stato neanche prigioniero per 10 minuti nell'ascensore guasto, perché secondo me questa stupidaggine colossale. Quindi io non ho alcun motivo, ma neanche evangelico, di essere in qualche misura riconoscente a queste persone, perché non mi hanno ammazzato. Mi hanno ammazzato perché ero come il sacco di farina, pensavano che gli rendessi dei soldi. Poi ho scoperto che magari non era così, ma comunque. Mi ha rubato, lo dicevo prima alla signora, quando parlavamo del tempo e dei libri che non riuscivo mai a leggere, no? Che è il cruccio della mia vita. Mi hanno rubato 5 mesi. E quelli non me li restituisce nessuno, neanche lo Spirito Santo. Cioè, tutto quello che avrei fatto in quei 5 mesi in cui sono stato chiuso nei loro sotterranei, o portato in giro attraverso la Siria nelle loro guerre forsennate, non me li restituisce nessuno. Perché dovrei essere in qualche misura? Non c'è alcun motivo. Però questo ragazzo, è uno giovane, Jihad è una roba di adolescenti e poco più, mai trovato un jihadista veterano, anche perché non ci arriva alla cosa. Allora mi ha detto: guarda, adesso ti riaccompagniamo alla frontiera, tu te ne vai, torni nel tuo paese di infedeli maledetti, scrivi un libro, scrivi gli articoli, magari diventi pure famoso, e noi restiamo qua. Noi restiamo qua, perché noi, non, quella frontiera lì, se la passiamo ci sparano o ci mettono in galera o ci condannano a morte. Noi restiamo nel calderone di questo infernale massacro, che peraltro, come dire, abbiamo uno scopo, e tu te ne vai. Ecco, questo è il passaggio. Quando vado via da uno di questi luoghi, c'è sempre il senso di un tradimento. Io posso andare, io ho una frontiera da attraversare, questa gente non ce l'ha. Allora, la migrazione ha fatto un gesto straordinario. I migranti, senza Kalashnikov, senza i mezzi da sbarco, senza le bombe, senza niente, nudi, nudi, hanno fatto cadere i confini. Nel secolo dei confini è gente che non li conosce. Non sa, li scavalca, li attraversa, li va oltre. Va oltre. Fermiamoci qui. Parlo troppo, lei deve interrompere. No, mi piace seguire la pista che abbiamo iniziato, soprattutto perché Domenico ci porta in luoghi che noi non vogliamo frequentare, ma attenzione, non semplicemente in luoghi geografici, perché se uno parte
e l'innesco è la sofferenza, poi il luogo dove questa sofferenza si trova è abitato dal male, e nel caso dei luoghi frequentati da Domenico è il male prodotto dagli uomini. E allora la domanda che vorrei farti, proprio per questa tua frequentazione del male, una frequentazione scelta, imposta soltanto in quei 5 mesi di Siria, perché lì hai dovuto accettare di stare chiuso in una stanza perché ti ci avevano messo, ma negli altri casi te lo sei proprio cercato. E quindi hai una grande conoscenza dell'uomo che fa male, dell'uomo che colpisce, che uccide, che compie degli autentici stermini. Siccome noi cerchiamo di tenerci il più possibile alla larga, vorrei capire tu come uomo anche di grande cultura, come credente, cosa hai capito del male, di come si produce, di come si alimenta e di come in alcuni casi, tu lo hai detto, questo male alcune persone lo compiono necessariamente e non per volontà. Domanda complicata. Ma io ho scritto un libro sulla mia storia, diciamo, siriana, che si chiamava Il paese del male, che mi ha procurato una serie di internazionali, di attacchi, di accuse, dicendo ma ecco il solito islamofobo, i siriani sono bravissima gente, che paese del male, eccetera, eccetera, eccetera. Forse è gente che aveva letto male il mio libro, nel senso che il cuore della tragedia siriana, uso la Siria come perché è stata citata, potrei parlare appunto della Ruanda, della Somalia, della Cecenia, di un sacco di altri posti, la Sierra Leone, la Liberia, il Darfur, tutti i posti che ho, il Congo, che ho frequentato, che in un luogo simile, in un certo momento storico, la gente è obbligata a compiere il male. Mi spiego. In Siria, dal 2011 a oggi, se tu sei buono, usiamo questa categoria di amicissiana, sei morto dopo un secondo. Cioè, compiere il meccanismo del male è un meccanismo automatico. Cioè, se tu non compi il male e non diventi più feroce di chi è feroce, non sopravvivi. E questa è una regola che vale per tutti, anche per i bambini. Cioè, il concetto di innocenza in un luogo come la Siria è aspirato dalla storia e reso inesistente, come se fosse l'ossigeno. Non c'è più. Allora, tu sei un bambino di 8 anni, attorno a te c'è la guerra, la guerra più senza regole, forsennata di tutti contro tutti, in cui uccidere l'altro è per alcuni addirittura una manifestazione della presenza di Dio nella storia. E che cosa fai? Impari subito che devi saper smontare il Kalashnikov e rimontarlo ad occhi chiusi. L'ho visto fare dei bambini di 8 anni in Siria, è complicato, Poi tutti i pezzi e poi a memoria infilarli uno dentro l'altro. Sul telefonino, tanto per dire, uno strumento di modernità, cioè non è che ci metti il gol di Ronaldo o la canzone di, che so, di, boh, non so, io frequento poco la musica, una cantante famosa o famosa. Ci metti, come ho visto io in innumerevoli casi, una bella scena di linciaggio. Cioè un bambino, il figlio di un comandante armata siriana libera, non jihadisti fatti e perduti. Vado a dormire da lui e questo bambino tutto contento, mi fa vedere, ovviamente funzionava perché si appoggiava sulla rete libanese o quella turca che funziona anche in Siria, e mi fa vedere una scena terrificante in cui ci sono dei tizi dell'armata siriana libera che hanno catturato credo dei soldati o dei sostenitori di Bashar Assad,
dentro una stanza vuota e li ammazzano a bastonate, a calci, il sangue che schizza sui muri, i cervelli che fuoriescono. E tutto contento me lo fa vedere come se fosse una cosa... Allora, quello lì non è, come dire, un Satana in miniatura. Quello è un bambino siriano costretto a vivere nella Siria del 2011, 12, 13, 14, 15, 16. Ma adesso non voglio ritorno al mio caso personale, che forse può essere più esemplificativo. Io ho passato 5 mesi, ho attraversato tutta la Siria con questi signori delle vari gruppi, Al-Qaeda, ho incontrato anche quelli di ISIS, Araka, eccetera. Ma io avessi mai trovato uno, ma non ovviamente dei miei dei gruppi che mi detenevano, ma ho incontrato centinaia, perché non vivevo, non è che andavo in giro bendato, sono stato per 2 mesi in una città che si chiama Al-Qusair, che era assediata dall'esercito siriano, dagli Hezbollah libanesi, in cui la gente sapeva che ero lì, lo sapevano tutti, che c'era l'occidentale che era nelle mani del gruppo, dell'emiro, eccetera, eccetera, eccetera. Ogni tanto mi spostavano, perché poi l'assedio si stringeva, per cui la casa in cui sono stato, la fattoria un po' fuori, in cui sono stato prigioniero all'inizio, stava sotto l'artiglieria pesante di Hezbollah, e allora andavo un po' più indietro, gli spostamenti avvenivano non di notte, su un pick-up, io non stavo lì, e cose, mi guardavo attorno, la gente mi vedeva. Ma ne avessi mai trovato uno? Non che mi liberasse, per carità di Dio, non è che uno deve rischiare la pelle, però che mi diceva, beh dai, forse ce la fai, non ti preoccupare, vedrai che alla fine... Ma manco uno! Ma con questo non dico che questa gente fosse cattiva, ma non mi passa neanche nell'anticamera del cervello. Questa gente era infilata nel meccanismo del male. La cosiddetta misericordia, quella che ho abolito perché non funziona più da questa parte del mondo, neanche da questa parte del mondo, lì è impraticabile, a meno che non ti vuoi suicidare. A meno che non ti vuoi suicidare. Allora, c'è una persona molto importante e famosa che ha coniato la frase «la banalità del male». Una stupidaggine totale. Il male è seducente. Seducente. Cambia continuamente, si muta, si traveste, ti prende, ti attiva, in mille modi. Tutt'altro che banale. Poi tra l'altro inventato per la storia di Eichmann, che Hannah Arendt pensava fosse il classico burocrate grigio che spediva la gente nelle camere a gas. Ma Eichmann era tutt'altra persona, era un astutissimo mentitore, uno degli architetti della soluzione finale, che poi di fronte al tribunale cercava di mostrarsi un impiegatruccio di quarto rango per cercare di salvare la pelle. Quindi era una finta banalità, la banalità ormai non esiste. Semmai c'è la banalità del bene, per usare una frase di Grossman, no? La vecchina russa che a Stalingrado, quando la Sesta Armata, i resti della Sesta Armata tedesca si arrendono ai russi, escono dalle catacombe di ghiaccio e di neve e con le mani alzate e vengono avviati verso la morte, perché non è tornato praticamente nessuno dei prigionieri tedeschi di Stalingrado, e la vecchina, che è una delle poche che è rimaste lì anche durante la battaglia infernale tra le rovine, vede un giovane soldato tedesco più emaciato, più ferito, più disperato degli altri, e gli dà un pezzo di pane. Ecco, quella è la banalità del bene. Ma il male non è veramente mai banale. È straordinariamente affascinante. Allora, seconda considerazione, poi mi fermo, se no finisce che faccio un altro comizio. Non so se era Tocqueville, adesso faccio una citazione ma non vorrei sbagliare, che diceva: per trionfare il male non ha bisogno di fare niente, basta che si accontenti di
del non fare della gente per bene. Questa è la definizione più perfetta. Le minoranze che, come dire, vogliono imporre il male nella storia non si devono affannare, perché dicono: ma noi siamo pochi, mentre la gente per bene, i buoni, i cosi sono tanti, e per cui... Ma non è vero. Basta che siano determinati, decisi, forti, capaci di avere un progetto. Questo è il jihadismo, o il nazismo, o è il comunismo staliniano. I nazisti erano una minoranza in Germania negli anni 30, non erano i tedeschi, non erano mica nazisti, ma che scherziamo, il paese che ha fatto Hegel, Kant, Beethoven, eccetera. Se la ridevano quando quello lì faceva i suoi discorsi da pazzo in dialetto austriaco. Però poi la maggioranza straordinaria dei buoni, della gente per bene, dei tedeschi che avevano studiato, letto e andavano anche magari in chiesa, c'è stata una minoranza infinitesimale di opposizione tedesca che l'ha pagata con la vita, per carità, ma erano numeri che contate sulle mani. Tutti gli altri con la divisa Feldgrau hanno combattuto per l'imbratatele austriaco fino al maggio del 45, quando che avevano perso la guerra, se ne rendevano conto persino i gatti in Germania. Allora, attenzione al fatto che il male assoluto sia praticato da minoranze, perché quelle minoranze si tirano dietro le maggioranze della gente per bene, che è formata da gente che non vuole avere guai. Quelli che: ma non me ne frega niente, è in Siria, chi se ne sbatte? Quella roba lì, quella roba lì. Io appartengo ad una generazione, ahimè, che ha sposato molte cause quando ero giovane, intendo. Abbiamo fatto i cortei, le manifestazioni, per delle cause in cui il 90% erano sballate. Ci siamo accorti dopo che erano cause sballate. Pensavamo una cosa e invece era un'altra. Alcune erano buone, la maggior parte erano sbagliate. Però, ci mobilitavamo, no? L'esperienza, coscienza, uno leggeva il giornale, guardava la TV, non c'era ancora quell'affaretto lì, però ci bastava. E questa è una buona causa. Battiamoci per il bene contro il male. Oggi che le maggioranze sono diventate ancora più silenziose, direi addirittura intorpidite. No? Prendono per buono qualsiasi cosa. E questo è preoccupante. In questo senso, attenti a non fare sul problema del male un conto numerico. I jihadisti saranno al massimo 3.000 in Siria e Iraq. No, poi in realtà c'erano 50.000 combattenti, vabbè, comunque. Lasciamo perdere. I jihadisti italiani sono 6, uno a Brescia, un altro scombiccherato a Genova, no? Non si chiamava quel vecchio ministro di Alfano, no? Faceva il conto, diceva: ma sono 5, li teniamo d'occhio. Beato lui. E i foreign fighter, questa parola qua, ma in fondo qualche centinaio di gente che una volta l'avrebbero messa al manicomio. Alla cancelleria, alla birreria dove si riunivano i nazisti, erano in 10, tutti degli spostati secondo i dettami, no? Cioè reduci che non avevano trovato posto, uno che non si capiva che era arte ne parte. Hanno preso uno dei paesi più civili dell'Occidente e l'hanno portato alla catastrofe, un finale wagneriano tremendo, che ha rischiato di scombinare la storia del Novecento, ci è andato molto vicino, insomma. E idem i bolscevichi, che hanno fatto la rivoluzione, erano una minoranza grossa così. Quelli che erano arrivati con il treno, Lenin da Zurigo e pochi altri. Poi hanno cominciato a mandare gente verso la Lubianca, verso dei posti strani, da cui non... molti non sono ritornati. Allora,
Il male è questa cosa qua. Ed è costruito sul non diritto. Soltanto nella riaffermazione totalitaria, e uso volontariamente questo, dell'obbligatorietà del diritto, noi possiamo vincere la partita con il male. Non c'è altro modo. Non c'è altro modo. C'è un progetto, adesso dico una cosa che magari qualcuno non potrà. In questa parte del mondo, attraverso il grimaldello dei migranti, i migranti sono serviti a qualcuno non perché avessero l'ossessione del migrante, non ne poteva fregare di meno, ma perché hanno individuato in questo tema la leva, no? Della famosa immagine, una leva solleverò il mondo per trasformare la storia e la società di questa parte. Il progetto della creazione in Occidente di una società illiberale, in cui il diritto non è più assoluto ma relativo, concesso a seconda delle... La frase più... Il diritto è solo quello, non è che ce ne sono... C'è la sharia, sì, la sharia è una forma di diritto, ma l'unico diritto conoscibile è quello costruito dall'Occidente. La frase prima gli italiani è una demolizione automatica del concetto di diritto. Non esiste un diritto per etnie. Non c'è che gli italiani hanno dei diritti e quello che arriva dal Bangladesh non ce l'ha. No. No, no, non è così. Non c'è un prima e un dopo, c'è un contemporaneamente. Allora c'è qualcuno in questa parte del mondo, non solo in Italia, non solo in Italia, Francia, Ungheria, Germania, Austria, Stati Uniti d'America, che sta cercando di costruire in modo omeopatico una società illiberale. Ogni giorno leva un mattoncino dicendo ma no, ma dai, è ora di finirla con sta licenza, con sta roba che tutti facevano perché gli pareva, cioè non possiamo più permetterci, e poi ci sono tutte queste giustificazioni pseudo-economiche, eccetera, eccetera, e toglie un mattone, poi ne toglie un altro qui, un altro là, alla fine ci ritroveremo in una società illiberale in cui i diritti ci verranno dati a se stiamo buoni. Se state buoni avrete dei diritti. Ho letto un'intervista, credo al mio giornale, di un tizio che fa il sindaco di Pisa, credo leghista, sì, sicuramente leghista, e quello gli chiedeva ma che volete fare qua, qui sono sempre stati di sinistra, e quello gli dice ma guardi, noi stiamo facendo un esperimento, no, forse non era la stampa, vogliamo fare un esperimento per cui la gente deve imparare che prima di avere dei diritti ha dei doveri, e se adempie quei doveri gli diamo i diritti. Quella è la più perfetta enunciazione di una società illiberale che io abbia mai sentito. E questo è un progetto che va avanti mica solo qua. Allora, attenzione, perché dico che il migrante è servito come esca? Perché era questa gente che, ahimè, è intelligente, ha capito che aveva bisogno di qualche cosa per cominciare a scavare le fondamenta del mondo che voleva distruggere. E il migrante era perfetto. Cominciare a dire questi sono il vostro problema, la paura, tutte le robe, insomma, non dico banalità, perché sono state scritte 10.000 volte, ripeto qua. Fermiamo quei lì, chiudiamo qua, blocchiamo là, mandiamoli via, eccetera, eccetera, eccetera. E poi da quello siamo passati a qualcos'altro. Intanto siamo passati da tre embriaconi della Vambambana al 37%, ed è già un bel risultato, ahimè, dico per loro magnifico. E chi se l'avrebbe detto? Cioè, se a me avessero detto 2 anni fa che Salvini tra un po' sarà presidente del Consiglio di questo paese, mi mettevo a ridere. Mi mettevo a ridere, dico, non è possibile. Parte anche se mi avessero detto che Trump vinceva le elezioni negli Stati Uniti. Allora, stupido io, va bene, ok, non ho sentito il rumore della storia. Però puoi leggere anche in un altro modo, che il procedere della costruzione di questa società liberale è molto rapido.
è molto, come dire, legato ad un progetto, non è che vanno avanti così alla carlona, un giorno gli viene un'idea, un altro gli viene un'altra, sembrano i cavalli che vanno di qua e di là. No, fanno i pezzi della costruzione di un sistema, di cui il povero migrante è stato il mattoncino iniziale. Beh, do un altro piccolo esempio. Voi dite, vabbè, il problema della migrazione è risolto, ahimè. Nel senso che i termini della migrazione degli anni 2014, 15, 16, eccetera, sono spariti. Cioè, un uomo di sinistra, tra l'altro persona che conosco, a cui do del tu, si è inventato il setaccio libico, che non l'ha inventato Salvini, l'ha inventato ministro degli interni di un governo di centro-sinistra, Minniti. Allora, l'idea di Minniti era un'idea, come dire, lucidamente vera. Perché esiste per noi il problema migranti? Perché ci preoccupa. L'Africa è un continente di migrazioni permanenti da millenni. Tutti gli africani sono in perenne migrazione, quelli che vanno dai paesi più poveri del Sahel a raccogliere il cacao o il cotone in Ghana, piuttosto che il caffè c'era quel ragazzo ieri che ho conosciuto qua della Costa d'Avorio, eccetera eccetera, quelli dal Mozambico che vanno nelle miniere d'oro del Sudafrica, milioni di persone che fanno migrazioni permanenti alla ricerca di una miseria un po' meno miseria. La storia dell'Africa è fatta di apartheid di neri con neri, di pogrom contro il tizio che viene, per le stesse ragioni o false ragioni che vengono prodotte qua contro i migranti. Cioè, questo viene e raccoglie il caffè per meno di un centesimo e mi porta via il lavoro. E allora si scatenano questa caccia al saheliano, al magrebino. Qualcuno di noi, i giornali per cui io scrivo, padrone solo nella vita, anche troppo, due, non l'avrei mai accettato, si è mai occupato delle migrazioni africane? Ha mai mandato un inviato per vedere cosa succede tutti gli anni quando i minatori del Mozambico, nell'Africa del post-apartheid, per carità di Dio, vengono messi dentro dei baracconi terrificanti, dei lager pazzeschi dove a malapena sopravvivono, poi scendono a 2 chilometri sottoterra senza nessuna garanzia di sicurezza a raspare l'oro o gli altri minerali. Mai! Ma chi se ne frega? Il migrante è diventato per noi un problema perché ha fatto un gesto rivoluzionario. Cioè ha preso il barcone e antropologicamente si è presentato qua. Ecco, sono io, il migrante, in corpore vili. E allora abbiamo scoperto il migrante. Se voi chiedete al 90% delle persone chi sono i migranti, sono quelli che attraversano il Mediterraneo. E quelli ci hanno impiegato 5 anni per arrivare in Libia. Altro che Mediterraneo. Quella è la tappa finale, una scorciatoia. E prima, cosa è successo? Chi è che l'ha massacrati? Come sono stati derubati, uccisi, morti di fatica, di stenti, le prigioni libiche? Che mi sono stufato di raccontare le prigioni libiche. 4 anni di narrazione di cosa succede nella nazione libica, non è successo niente. Anzi, siamo andati lì, noi, Europa, Italia, Occidente, democrazie, e bla 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 bla, e abbiamo firmato degli accordi pagati profumatamente con i tizi che detenevano le prigioni, dicendo, senti, fatti il piacere, tenetevi qua questi qua che non mi rompono più. L'idea di Minniti, geniale. Se io faccio uscire dalla vista il migrante, fermandolo prima, il problema della migrazione, no, il problema della migrazione, quella per risolverlo ci vorrebbe ben altro che Minniti, il problema politico della migrazione in questa è risolto. E l'idea non era mica stupida, da quel punto di vista. So che lui voleva vincere le elezioni, vabbè, è andato in un altro modo, perché la gente ha votato quello che hanno sempre detto, affondati i migranti, ammazzateli, sono banditi, e che hanno ripreso il loro progetto. Allora voi mi direte, ma che stupidi, si sono i sovranisti, cioè i razzisti, usando le parole per quello che sono,
si sono falciati l'erba sotto i piedi. Se non c'è più il migrante, perché devo votare Salvini? Perché c'è la flex tax, ma chi se ne frega? Insomma, cos'è la flex tax? Non lo sa nemmeno lui, tra l'altro. Non lo voto più, continuo a votare per gli altri. Non c'è più il migrante, che bisogno di qualcuno che mi difenda da questa orda schifosa. E no, c'è la seconda tappa del progetto. Allora, qua ci sono alcune decine di migliaia di migranti che non rimpatrieremo mai, perché è una balla colossale quella del rimpatrio, è impossibile, tecnicamente e economicamente. Bisogna fare i charter con il migrante, poi dove lo porti? In Libia? Poi devi far accompagnare un immigrante da tre poliziotti, perché magari questo sciamannato sull'aereo da di matto e succede qualche cosa, per cui devi pagare la trasferta ai poliziotti, l'aereo, la benzina, cioè non ci sono i soldi. E non è che tecnicamente e giuridicamente impossibile, a chi lo consegni? Chi glielo dai? Cioè uno arriva dal villaggetto, cosa fai? Lo vai a paracadutare sul villaggio del Sahel? Lo riporti tra le rovine di Aleppo, dove non c'è più nulla? Ma come? Per cui quella balla del rimpatrio non esiste. Questi qua sono e qua restano. I cosiddetti clandestini, eccetera, eccetera, eccetera. 90.000, dice lui, dopo aver per anni parlato di 500.000. Sono spariti 410.000 persone, così, da una conferenza stampa a un'altra conferenza stampa. Prendiamo 90.000. Allora, cosa fai di questi 90.000 perché continuano ad esserti utili al progetto della costruzione della società illiberale? Li tieni nel centro d'accoglienza, gli dai i suoi soldini perché mangi, perché si compra, vada in giro, gli cerchi un lavoro, gli insegni l'italiano. No, ma che sei pazzo? È una follia dal suo punto di vista. Questi dopo due anni, un anno, la gente non si ricorda manco più del migrante. Allora cosa fai? Chiudi il centro e li cacci sulla strada. Li butti in mezzo alla strada. Finito, non c'è più soldi, dobbiamo fare altre cose, questi soldi qui li risparmiamo. Avete visto, abbiamo risparmiato tot miliardi con cui prima ingrassavamo il migrante. E questi vanno sulla strada. E cosa fanno? Delinquono. Come sopravvivono? Ma anche io farei la stessa cosa. Non c'ho un posto dove andare, non c'ho un lavoro, non c'ho la polizia che se mi trova mi mette in prigione e poi mi va uscire dopo tre giorni. Mi trovo pure il razzista che mi dà la caccia per menarmi. E cosa faccio? Mi inserisco nel circuito sempre aperto e sempre dovizioso della delinquenza. Spaccio e faccio altre cose. Ah, fantastico! Benissimo, è esattamente quello che si vuole. Avete visto? Avevamo ragione. Tutti delinquenti erano. Non aspettavano altro che venire qua a far rapine. Ma ci sono io, ci siamo noi, col nostro bello stato etico e sovranista, che continuiamo a darvi la caccia e li mettiamo in galera e buttiamo via la chiave, altra fantastica frase, totalmente contraria al diritto, perché non si butta mai via la chiave di niente, le prigioni non sono eterne, c'è scritto. E questo, ecco, vedete come il migrante continua a servire. Voi non sapete quanta gente si è arricchita sul migrante. Il più povero dei poveri, c'è una mazza, niente. Eppure c'è gente che ha fatto i miliardi sui migranti, miliardi di baiocchi, di palanche, i trasportatori, gli scafisti di terra, di mare, i gendarmi, le polizie che li hanno saccheggiati, gli imprenditori che li hanno utilizzati facendo lavorare come schiavi in Libia, in Niger, ad Agadez e in altri posti, e poi quelli di qua, che hanno messo su il centro di accoglienza dalla sera alla mattina, in cui riempivano le camere dell'ex alberghetto dove ci andavano le puttane a ore, e che sono diventati centri del Ministero degli Interni, pagati 365 giorni l'anno dall'Unione Europea, tra l'altro, non dal Ministero degli Interni italiano, e quelli si sono arricchiti, e quelli che fornivano le robe per i migranti, eccetera, 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 e poi quelli che politicamente si sono ingrassati sul migrante, che ahimè sono anche qualcuno che stava dalla parte, diciamo, sinistra dell'emiciclo, che ha usato i migranti per dire guardate come sono buono, come pratico la misericordia, fatemi uno sconto sul PIL
a fine anno, eh? Quanta gente ha guadagnato su queste, cioè com'è pelosa la carità del migrante, verso il migrante. Posso dire una cosa scomoda in un posto di fede? Posso dirla? Non offendo nessuno. C'è una cosa che mi ha molto deluso, fatto la tara che ci sono un sacco di parrocchie che ospitano, che per carità di Dio, generalizzare è sbagliato. Una cosa che avrei voluto, ecco, che il Papa, la domenica, invece di fare il discorso meraviglioso che fa sempre sui migranti, ribadendo insomma, le ragioni universali della carità e della pietà, discorsi splendidi, poi invece di chiudere la finestra sulla loggia, aggiungesse una cosa, che chi la domenica va a chiesa e fa la comunione e ha votato i partiti razzisti o ha fatto discorsi razzisti, è fuori dalla comunità cristiana. Fuori, non dentro, fuori. Fuori dalla comunità cristiana. Cioè, per carità di Dio, qui siamo in luoghi Bonifacio VIII, per carità, le scomuniche, tutte queste cose qua, per carità di Dio, non ne voglio neanche parlare. Però è un po' come il diritto. Non è che uno, c'è un po' e un po'. O sei cristiano o non lo sei. Non lo sei ogni tanto. Il cristiano ben pensante è una categoria che mi mette in sospetto. È il cristiano mal pensante che mi piace, cioè quello che è deciso a dire ma no, è così, piuttosto sono solo, piuttosto sto da solo, che si distingue dalla, cioè questo concetto dilatato di qualche volta fa male, crea degli equivoci, non giova, in questo senso lo voglio dire. Chi è razzista non può essere cristiano. Il razzismo, ahimè, è qualcosa che non evolve. Non c'è un razzismo, diciamo, di un certo tipo. È lo stesso della capanna dello zio Tom. Non è che è evoluto. È quello lì delle croci di fuoco, i tizi incappucciati. Quella roba lì è sempre quello. Il colore della pelle, la bugia sull'altro. Poi si ammanta, dice, ma tutte le miserie del mondo. Non li... il razzismo è la signora che stava sul treno per Venezia, non so, per Treviso, lentissimo tra l'altro, come dicevamo prima, e che invece di indignarsi con le ferrovie dello Stato, perché ci impiega 5 ore per andare a casa sua, ha visto che era seduta accanto a lei, pagando il biglietto, niente de che, una ragazza di, come si diceva una volta con un'espressione tremenda, di colore, di colore. E ha detto, si è alzata, ha detto, io non posso stare seduta vicino a questa qui, cambiateli posto o datemene un altro. Quello è il razzismo. E guardate che è quello della capanna dello zio Tom, Non è mica che quella signora ha fatto dei ragionamenti sul fatto che questi arrivano e ci portano via i posti di lavoro e stanno seduti sulla panchina e vanno tutto il giorno avanti in bici. No! Ha visto uno che aveva la pelle nera e ha detto io vicino a quella lì non ci sto. Quella è sporca, le malattie. È il razzismo di sempre. Eterno, purtroppo. Spero di no, ma temo che sia così. Allora, quello che forse dobbiamo fare, anche noi che scriviamo sui giornali, invece di stare sempre a mediare, ma in fondo però c'è quello meno razzista dell'altro. Io sto da questa parte della strada, tu stai dall'altra. Il primo atto è quello di separarsi.
in modo assoluto. Io con te, su quelle cose, non voglio avere niente a che dire, niente da dire. Non c'è niente da dire. Vai dall'altro marciapiede. Ci fermiamo qua perché è un po' tarduto. C'è un ultimissimo pensiero che ti chiedo. E la ricchezza del vissuto di quest'uomo meriterebbe giornate. Magari una volta ti inviteremo, perché aver camminato sulle strade, quelle più impervie del mondo, come hai fatto tu, ci permette di capirlo un po' meglio, il mondo. Tutto un capitolo sull'Islam, su cosa sappiamo dell'Islam, che sarebbe stato bello approfondire, anche se tanti aspetti ci sono arrivati. La domanda sul cristianesimo l'hai anticipata, dicendo quello che hai detto e che, come hai sentito, è largamente condiviso. Però bisogna anche pensare che si possa trovare una strada per riconciliare fratture profondissime dovute a motivi economici, militari, naturalmente anche a differenze religiose. E allora l'ultimo pensiero lo leggo a una frase che tu hai scritto, e non era casuale, nel tuo libro Esodo, che racconta appunto tutto il percorso durissimo dei migranti che hai fatto con loro. Hai detto a un certo punto: la speranza è inestirpabile, punto. E allora, come rendere, come dire, questa speranza un po' più viva? Noi abbiamo pubblicato poco tempo fa un librino piccolo ma di grande valore per noi, si intitola Il Dio di tutti. È una conversazione che la nostra Maria Teresa Bignente ha fatto con una teologa musulmana, si chiama Shahrzad Ushmand, la quale è venuta in Italia per studiare il cristianesimo, ha una seconda laurea in teologia cristiana, e dice che lei, la sua religione è l'Islam, ma lei è innamorata di Gesù. Allora forse non sarà facile, ma c'è la possibilità di unire strade, mondi diversi, perché il Dio è davvero di tutti. Queste strade che tu hai percorso, in che modo possono rendere davvero inestirpabile, anzi far crescere la speranza che comunque ci deve essere? Sempre più difficile. Come posso dire? Prima di tutto bisognerebbe continuare a percorrere le strade, cosa, come dire, non così assodata. Ci sono parti del mondo che stanno scomparendo dalla nostra osservazione. Cioè, il mio mestiere è diventato un mestiere complicato, perché, non so perché, magari sui giornali la sentassi e la consecutio tempo vengono spesso tradite in modo, come dire. Ma perché ci sono luoghi in cui io non posso più andare? Io, chi fa un mestiere come il mio, cioè un mestiere di testimone, parola complicata. Per cui raccontiamo dei luoghi e soprattutto degli uomini sulla base del sentito dire, con voci che ci arrivano un po' come ai tempi, non so, del Catai piuttosto che del prete Gianni, no? Cioè, ci sono luoghi in cui quando ho iniziato questo mestiere non c'era praticamente posto in cui io, se avevo curiosità, un po' di coraggio e la volontà appunto di narrare le cose guardando il male negli occhi, perché se non lo guardi negli occhi non lo puoi raccontare. L'unico modo è quello di scendere nel pozzo insieme a lui, no? E poi sperare di risalire. Poi non c'era luogo in cui non fosse possibile fare questo. Persino i movimenti più radicali, più violenti, più antioccidentali, più esegetici, più folli, avevano voglia di raccontarsi, no? E per cui ti accoglievano come uno che poteva servire per lanciare i loro messaggi, che erano dei messaggi di minaccia, di morte, di distruzione. Il loro sogno era annientarci, non so, dico,
Khmer Rossi piuttosto che Sendero Luminoso, insomma, movimenti veramente totalmente radicali. E oggi, ma perché ti accogliamo? Perché c'era questa in fondo interesse a dire chi erano. Beh, oggi, nell'epoca dei fanatismi, tutto questo non esiste più. Cioè, l'Islam radicale, rivoluzionario, militare e militante non ha alcun interesse a far sapere alla parte oscura del mondo, per loro noi siamo il continente delle tenebre, chi è, che cosa vuole. Molti me lo dicevano, ma perché sei venuto qua? Ma che c'entri tu? Noi stiamo purificando il nostro mondo, poi faremo i conti col vostro, ma non abbiamo... Anche se per paradosso io avessi fissato un patto mefistofelico con i miei sequestratori e gli avessi detto, sentite, datemi un computer e un telefonino e io vi faccio diventare gli eroi del nostro tempo. Racconto la vostra guerra santa volutamente in senso positivo, trasformandovi in combattenti di Dio. Ma che ci importa a noi? Che Obama, Renzi o il cittadino tedesco sappia chi siamo? Noi vogliamo annientarvi. Cioè noi ci raccontiamo da soli. Ma ci raccontiamo non per voi. Cioè uno dei più grossi equivoci in cui siamo caduti era pensare che i famosi filmati di comunicazione del califfato, l'ultimo, quello con Abu Bakr, che fa una discussione filosofica, militare, fossero rivolti agli occidentali per mettergli FIFA, per far vedere che sgozzavano l'ostaggio. Ma non gli passava neanche l'anticamera del cervello. Sì, vabbè, se poi li vedevamo ci veniva un po' di paura, andava bene, tutto buono. Ma il loro destinatario comunicativo erano gli altri musulmani, con un codice di lettura delle cose che dicevano e mostravano, anche quelle più afferrate, tipo appunto lo sgozzamento del poveraccio che ha finito le mani, che è completamente diverso dal nostro. E noi invece, siccome siamo sempre totalmente autoreferenziali, e questo ci porterà alla rovina, pensando che tutto sia rapportabile ai nostri gusti, alle nostre cose, invece non è vero, due terzi del mondo hanno altre cose, e non erano noi che... Allora questa gente non mi vuole più. Allora se voi pensate per esempio alla Somalia, io sono stato in Somalia all'epoca della grande carestia e dei signori della guerra, a battaglia di Mogadiscio, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, i somali erano i somali che avevamo conosciuto. Cioè in Somalia si andava in vacanza, ci andava anche Craxi a farsi gli affari suoi con le autostrade che finivano nel deserto e ci camminavano i cammelli. Era un posto dove tutti erano musulmani e nessuno lo era. Se mi è permesso di dire una cosa sgradevole, come noi siamo tutti cattolici e quasi nessuno lo è più. Cioè, non c'era nessun fanatico, le ragazze somale, c'è gente che potrebbe raccontarvi delle epopee degne di cose. Allora, venuta la guerra, caduto Siad Barre, il caos, la Somalia è entrata nel caos, come c'è entrata la Siria, come c'è entrato il nord della Nigeria, come c'è entrato un sacco di altri posti nel mondo. Resto Hope, operazione americana, vanno lì per mettere pace, non ci capiscono niente, come sempre gli americani, fuggono perché gliene hanno ammazzati quattro e hanno abbattuto un elicottero. Per 5-6 anni nessuno ha più messo piede in Somalia. Troppo pericoloso, non sapevi neanche come entrare, perché un pezzo di territorio di uno, l'altro era di un altro. In quel vuoto, in cui le notizie dalla Somalia arrivavano così, c'era un tizio che diceva di aver visto, di aver saputo da suo cugino, ci abbiamo riempito i giornali con questo modo sconsiderato e disonesto di fare giornalismo, lì ci sono arrivati i jihadisti. Quelli che chiamavano tribunali islamici, predicatori radicali dall'Arabia Saudita, sempre di lì vengono,
sono andati lì e hanno cominciato a lavorare sul caos, cosa su cui sono abilissimi. Allora, la gente non aveva da mangiare e loro mettevano sulla mensa. Le scuole erano chiuse all'epoca di Siad Barre, tutti analfabeti, i bambini, aprivano la scuola coranica. Certo, imparavano a leggere e scrivere sul Corano, ma vabbè, meglio che essere analfabeti. Era pieno di banditi, di gente che quelli col Kalashnikov e quelli senza Kalashnikov, ne hanno acchiappati due e gli hanno tagliato le mani. O le hanno fucilati al mercato. L'ordine, pulizia, tremendo. Se non andavi in giro velato eri morto, gli adulteri lapidati. Siamo ritornati in Somalia, dopo un bel po' di anni, abbiamo sbagliato paese. Ma dove sono i somali? Cioè i somali che abbiamo conosciuto, dove stanno? Tutti diventati jihadisti. E poi sono venuti gli Shebab e poi tutto quello che non faccio la storia della Somalia. Per dire, lì è un classico posto in cui noi non abbiamo più raccontato cosa succedeva. Posso moltiplicarlo per un sacco di altri luoghi del mondo. Guardate che tutto quello che è stato scritto sul califfato, Raqqa, Mosul, 8 milioni di persone, non era il villaggetto con il dromedario attaccato alla palma. Cioè, Mosul 2 milioni di abitanti, una città industriale. Raqqa 850.000 abitanti, c'erano delle fabbriche gigantesche. Io sono stato a Raqqa da prigioniero. Era già un po' slabbrata ai bombardamenti, ma insomma. E questa gente, tutto quello che avete letto, io non dico che sia tutto falso, ma quasi. Chi ce l'ha raccontato quella roba lì? Il famoso tizio che telefonava da Mosul per dire ah, stanno fucilando. E chi era quello lì? Non l'avete mai visto? Chi giornalista, chi è che è andato a Raqqa, a Mosul dal 2014, anche un po' prima, perché poi loro hanno proclamato la rinascita del califfato il 29 giugno, però io sono stato lì nel settembre dell'anno prima e già ISIS non aveva preso la città, mi è andata bene, ma perché c'erano ancora altri gruppi, anche islamisti e non islamisti, ma erano già lì, io me lo ricordo, passavano nelle vie, bandiere nere, pick-up, fiammeggianti, gente ben armata, decisa, eccetera, quindi erano già lì. Allora, lì non c'è più andato nessuno. Tutto quello che abbiamo raccontato, non dico che siano tutte fregnacce, ma quasi. Cos'è successo alla gente che viveva lì? Come si è adeguata alla necessità di convivere in un posto in cui c'erano la polizia della virtù che andava in giro a misurarti i pantaloni sotto la giallabia? E dava la caccia ai musulmani tiepidi, come li chiamano loro. Chi l'ha visto? Chissà quanti erano i jihadisti? No. Allora, il problema è quello lì, che poi sulla base di questa non conoscenza prendiamo delle decisioni politiche, militari, su questi luoghi terre incognite, come nelle vecchie carte geografiche in cui mettevano il leone perché non sapevano cosa mettere. Questo è il problema. E queste zone si stanno dilatando. Cioè, io 20 anni fa, 15 anni fa, andavo a Niamey, in Niger, io, voi, chiunque, prendeva, affittavo una jeep, un tuareg che per 4 soldi si prestava come guida e potevo attraversare tutto il deserto del Sahara, andare a cercare le mitiche dune del Teneré, salire sulle montagne dell'Ogar, andare a cercare dove è stato ammazzato da una jihad, tra l'altro, Père de Foucault, no? La Zencrème, le pitture rupestri dei Tassili. Come mi pareva, la sera si faceva accampamento. Ho fatto io negli anni, inizio degli anni 80, sono andato ad arrampicare nell'Ogar con la carovana di dromedari. Cioè, quei posti lì è Al-Qaeda oggi. Voi non uscite da... Hanno pescato un alto funzionario, l'hanno sequestrato in un ristorante di Niamey. Cioè, voi non andate avanti un metro. In uno spazio di migliaia di chilometri, una volta facevano la Parigi-Dakar, quelle robe lì.
E non è più nostra quel posto lì. Non ci appartiene più. La Libia non... Che è andata a fare lì? Io sono andato in Libia. Cioè, all'aeroporto comanda la banda della mucca, perché il capo è uno che faceva il pastore. Si chiama la banda della mucca. L'aeroporto è suo. Controlla tutto, prende la roba di quelli che arrivano, si fa pagare, eccetera, eccetera. Cambi quartiere, ci sta la banda del Cardellino, un altro nome. Sono poetici questi qua, Ma quelli non sono jihadisti, quelli sono banditi. Quelli sono criminali comuni. Che jihadisti? Ma non si mescolerebbero? E quelli sono i nostri interlocutori. Allora, il problema è che non posso più andare in molte parti. Io devo fare 3 viaggi in primavera, manco uno non ho fatto, non perché sono diventato pigro e mi sono messo in pantofole. Cioè, dovevo andare in Libia, non mi hanno più dato quelli del governo di Tripoli, che sono pappa e ciccia con il Ministero degli Esteri italiano. Mi hanno negato il visto. Si vede che qualcuno gli ha detto, ma guarda che devi scrivere delle robe che è meglio che no. E non me l'hanno più dato, me l'hanno dato per 2 anni, stop, 0. Dovevo andare in Eritrea, manco mi vogliono vedere in fotografia. Algeria, c'era, diciamo, le elezioni, non la rivoluzione, perché gliel'ho chiesto prima, quindi manco quella scusa lì. No, vietato. Allora, io sono una persona che ha una certa idea del giornalismo. Io non scrivo una riga sull'Algeria, né sull'Eritrea, né sulla Libia, perché non ci sono stato. Posso mettermi lì, al computer, anche adesso, mi date un coso, mi collego, mi faccio 800 righe come se fossi a Tripoli. E c'è qualcuno che lo fa. Ma allora, non è un problema mio di professionale, stipendio lo danno lo stesso, ma il problema è che non sappiamo cosa c'è lì. E poi prendiamo le cantonate. Ci troviamo di fronte a delle... non tanto delle situazioni politico, diplomatiche o militari, quello degli esseri umani diversi. Questo è il problema. C'è una... Io dico sempre, quelli che Aleppo è diventato un po'... Io ho fatto un libro su Aleppo. Chi è sopravvissuto ad Aleppo è uscito dal genere umano. 5 anni di guerra, è uscito dal genere umano, appartiene ad un'altra specie antropologica. È un altro uomo, è un'altra cosa, è la sua pelle, il suo modo è diverso, si muove, cammina, i suoi sensi, l'udito, la vista, sono cambiati, si sono ispessiti e sono cambiati come quelli degli animali che sono vittima dei predatori, che per sopravvivere devono avere l'udito finissimo, la vista acutissima, e quelle robe lì. E gente che si è abituata per 5 anni non più a camminare in modo eretto, ma a strisciare, da rovina a rovina, perché il cecchino ti braccava a 1500 metri e ti metteva una pallottola nella testa, non in una gamba, nella testa, nella tempia. Questa è gente che è sopravvissuta, l'incredibile di Aleppo, di Homs. Non che siano stati 500.000 morti, quello è tragicamente normale. E che qualcuno sia ancora vivo. A 2 ore d'aereo di qua, mentre noi stiamo a preoccuparci se c'è lo 0,1 o 0,2 del PIL da consegnare all'Unione Europea. C'è tra le due parti del mondo un fossato che si allarga invece che restringersi, grazie agli strumenti tecnologici, alla facilità di muoversi, si allarga, ma si allarga non nel senso, diciamo, amministrativo burocratico, nel senso umano, antropologico. Con questa gente qui non sono più in grado di parlare, chi ha subito esperienze di questo genere, il mio linguaggio, anche se io parlo la sua lingua e non attraverso l'interprete, non la comprende più, perché io non sono in grado di sondare la profondità dell'abisso in cui è sceso. Non sono in grado, nessuno è in grado, se non lui. È il problema del sopravvissuto di Auschwitz o del gulag sovietico. Qualcuno è arrivato a dire che fosse indicibile quell'esperienza. Non sono d'accordo, ma è
dicibile, scusate il neologismo, solo fino a un certo punto. C'è un punto in cui la mia esperienza, anche la mia di uno che in qualche misura ha cercato di essere lì, si distacca da loro, perché la parola non è più sufficiente a narrare. È uno strumento inadeguato alla profondità dell'abisso in cui queste persone sono precipitate. E questo è il vero problema del XXI secolo. Il vero problema del XXI secolo. Ci fermiamo qui? Dirti grazie per essere stato con noi è troppo poco, ma è quello che possiamo fare. Domenico Quirico.